Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Questa sera in primo piano la cronaca. Siamo al quartiere Libertà, entra in un bar e aggredisce il titolare con acido urticante, preso il responsabile. Vediamo. È entrato in un bar e ha gettato dell'acido muriatico contro il titolare del locale. È accaduto oggi pomeriggio a Bari, in via Trevisani, nel quartiere Libertà. Il responsabile dell'agguato è stato rintracciato pochi minuti dopo dagli agenti della polizia. Si tratta di un 39enne barese, già noto alle forze dell'ordine per dei piccoli precedenti penali. L'uomo, conosciuto in zona, sarebbe entrato nel bar e avrebbe chiesto un caffè al proprietario senza pagare. Sarebbe poi uscito dal bar per farvi ritorno poco dopo con una bottiglia piena di acido muriatico. Avrebbe svitato e buttato il tappo per strada per poi lanciare il contenuto contro il titolare della caffetteria e fuggire a piedi per le strade di quartiere. Il proprietario di 71 anni è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica per i rilievi del caso. L'aggressore è stato condotto negli uffici della Polizia. E ovviamente vi forniremo ulteriori aggiornamenti, intanto cambiamo completamente argomento. Un fiocco nero in segno di lutto e di protesta per le assurde condizioni di lavoro di medici e di tutto il personale sanitario è la protesta bianca proposta da Franco Lavalle, segretario regionale del sindacato USMO, con cui siamo in collegamento Skype e che saluto. Buonasera segretario. Sì, buonasera a voi. E allora dicevamo questa protesta bianca. Sì, non potevamo fare diversamente, nel senso che non potevamo innanzitutto lasciar passare sotto silenzio la morte del collega Buccoliero a Manduria, stroncato molto probabilmente dal super lavoro che ha in questi giorni effettuato, ed inoltre non potevamo fare uno sciopero vero e proprio perché avremmo creato grossi problemi alle persone, ai malati, persone incolpevoli che chiaramente sarebbero state in difficoltà nel momento in cui i medici avessero fatto sciopero. Per cui l'unica soluzione era quella di fare questa protesta, questo sciopero bianco, nel quale noi mettiamo questo fiocco nero in segno di lutto per le morti sia del collega Buccoliero che anche del collega Sebastiani, morto al Policlinico all'inizio di quest'anno, a dicembre diciamo dello scorso anno, ed anche poi per protestare per la carenza degli organici verso i quali l'amministrazione regionale non pone alcun argine. Cioè noi continuiamo ancora a lavorare sotto organico, con grossi problemi per quanto riguarda le turnazioni, per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, e non riusciamo ad avere delle risposte concrete da parte della regione. Segretario, una situazione che voi denunciate da tempo, ovvio quello del vostro collega di Manduria è diventato un caso simbolo, ma di una situazione, dicevo, che voi denunciate oramai da tempo e che, se possibile, mi corregga se sbaglio, è anche peggiorata dopo la pandemia. Beh, sicuramente è peggiorata per una serie di motivi. Allora, innanzitutto noi ricordiamo che questo è un fenomeno che parte molto da lontano. La Puglia, già prima dei piani di rientro dello Stato che bloccavano le assunzioni, aveva deciso di non assumere più personale per rientrare in determinati tetti che aveva stabilito. Quindi c'è stato un continuo depauperamento degli organici delle varie strutture, delle varie unità operative, per cui i medici che andavano in pensione non venivano più sostituiti o venivano sostituiti solo in parte, tra l'altro tenendo anche una norma alquanto astrusa e non più valida al momento attuale, quella di rifarsi a un tetto di spesa del 2004, tra l'altro anche ridotto dell'1,24%, che quindi chiaramente in tutti questi anni ha portato a un depauperamento degli organici. Chiaramente i pensionati sono aumentati, le persone non sono state assunte, la pandemia ha dimostrato come durante l'emergenza occorre che ci sia uno sforzo notevole, per cui pandemia perdurante ancora, molti colleghi costretti anche a dare manforte ai colleghi dell'emergenza urgenza, e quindi i reparti sono
in gravissimo disagio, specialmente quello dell'emergenza urgenza, ma praticamente tutti i reparti dove è abbondantemente al di sotto del 30% la carenza del personale medico. E poiché il medico non si tira mai indietro e quindi porta sempre a termine quello che è il suo, diciamo, obbligo deontologico, cioè quello di curare i colleghi, succedono quelle situazioni come quella che è successa a Manduria, dove le ore di lavoro si sommano al di là di quello che è l'umana sopportazione, e alla fine poi succede che i colleghi diventano vittime sacrificali di questa abnorme situazione. Intanto vi abbiamo mostrato le foto dei fiocchi neri che sono simbolo di questo sciopero bianco e arrivano da tantissimi ospedali diversi, quindi da medici diversi. Dottor Lavalle, un'ultima domanda: come proseguirete in questa protesta? Allora, noi innanzitutto, nel momento in cui come sindacato abbiamo pensato a questa forma di protesta, abbiamo chiesto anche ai colleghi a tutti i colleghi di uniformarsi a questa forma di protesta, che chiaramente mantiene sempre viva questa richiesta, questo segno di malessere costante della categoria, ma che nello stesso tempo, come ho detto prima, non porta disagio alle persone. È chiaro che noi continueremo con questi fiocchetti, continueremo a mantenerli in segno di protesta ed in segno di lutto nei confronti dei colleghi, perché vogliamo che sia sempre evidente il fatto che nel momento in cui noi andiamo sotto un carico di lavoro eccessivo come quello che stiamo vivendo ora, il risultato non può che essere quello che abbiamo testimoniato parlando dei due colleghi deceduti per cause del superlavoro. E torneremo certamente a parlare di questo argomento. Intanto, segretario, la ringrazio come sempre per averci concesso il suo tempo e le auguro buona serata. Grazie a voi per aver voluto ancora una volta ritornare su un argomento molto molto importante per tutta la sanità pugliese. Grazie. Grazie a Franco Lavalle, segretario regionale del sindacato USMU. Noi andiamo avanti e siamo alla politica. Antonio De Caro sceglie Bari e affida la propria decisione ad un messaggio pubblicato sui social. Vediamo che è successo. Non avevo dubbi che avresti scelto Bari. È solo uno dei più di 4.000 messaggi, e crescono di minuto in minuto, guadagnati dal post pubblicato sui social dal sindaco Antonio De Caro intorno alle 14 del pomeriggio. Una risposta che in tanti aspettavano e che atteneva alla forte possibilità che il primo cittadino accettasse la chiamata del segretario nazionale del PD Enrico Letta, candidandosi per le prossime politiche. Ma Antonio De Caro ha scelto di restare per i prossimi 2 anni alla guida del capoluogo pugliese. Affida la sua scelta a un lungo messaggio in cui ammette: ci ho pensato perché credo che chi fa politica debba impegnarsi in prima persona sempre, scrive infatti. Ma Bari è la mia città, la città dove sono nato, continua, la città che ho promesso di amministrare, la città che 8 anni fa mi ha messo una fascia tricolore sulle spalle e non posso tradirla, perché con questa città ho un patto da onorare e perché qui a Bari, come in nessun altro posto nel mondo, io sono felice. Quasi 23.000 i like raggiunti, in molti tirano un sospiro di sollievo tra i commenti, anche quelli dei consiglieri comunali di maggioranza. Affida ad una nota il proprio pensiero invece Marco Lacarra, segretario regionale del Partito Democratico. Antonio De Caro sarebbe stato uno dei candidati ideali del PD in questo particolare momento storico, scrive, ma la sua decisione di restare sindaco deve essere accettata. È encomiabile il suo attaccamento alla città di Bari e la sua volontà di restare a tutti gli elettori che lo hanno riconfermato sindaco meno di 3 anni fa. Bari è fortunata ad avere un primo cittadino del calibro di Antonio De Caro, che preferisce rinunciare a candidarsi alle elezioni pur di onorare il patto con la sua città. E la notizia arriva a poche ore da un'altra conferma per la Puglia: anche il governatore Michele Emiliano sceglie di restare al proprio posto. E torniamo a parlare invece di zona Umbertina. Questa mattina si è riunito in prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e c'era anche il sindaco Antonio De Caro.
una denuncia presentata in procura da un nutrito gruppo di residenti dell'Umbertino, esasperati dagli effetti negativi di quella che chiamano mala movida. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si riunisce, prova a studiare delle soluzioni con l'amministratore comunale. La questione zona Umbertina torna al centro della discussione a Bari, dopo l'ennesima presa di posizione dei cittadini che abitano in quelle strade. Aver consentito l'insediamento senza regole e limite alle attività di ristorazione nell'Umbertino, siamo arrivati ad oltre 65 locali, ha causato il degrado e gli effetti negativi più volte denunciati, spiega Mauro Gargano, tra i più impegnati sulla vicenda. Se si intende intervenire esclusivamente su orari di chiusura, controlli sul rumore antropico, limitazione delle consumazioni da sport e via dicendo, si otterrà ben poco. Bisogna agire sulla causa impedendo ulteriori nuovi insediamenti di attività di ristorazione, ha concluso. Un tema che è tornato anche nella discussione del comitato riunitosi in prefettura, al termine del quale è stato il sindaco Antonio De Caro a fare il punto. È un tema di area metropolitana, il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica ha deciso in queste ore anche di rimodulare i controlli all'interno della città di Bari, ma anche nelle zone costiere dei comuni dell'area metropolitana. Per quel che riguarda l'attività del comune, noi stiamo continuando gli approfondimenti sulla pianificazione rispetto alle attività economiche in quelle zone che sono le zone di pregio dal punto di vista storico, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista artistico. Perché ci sono delle zone su cui stiamo facendo degli approfondimenti che sono distribuite su tutta la città, dove stiamo valutando la possibilità di fare una pianificazione rispetto all'apertura delle attività economiche. Ovviamente questa pianificazione non incide, diciamo, nello specifico su due o tre locali in cui si concentra la movida cittadina in alcune zone della città. E un infermiere in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Venere di Bari sarebbe stato aggredito questa mattina da un paziente per avergli chiesto di indossare la mascherina. A quanto si apprende, l'infermiere si trovava alla postazione di triage, un uomo in attesa di essere visitato era lì senza mascherina e tossiva. A quel punto l'infermiere gli avrebbe chiesto di indossare la mascherina o di girarsi per non tossire in direzione degli altri pazienti e l'uomo avrebbe reagito alla richiesta dandogli un pugno in faccia e causando all'infermiere lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. E cambiamo ancora argomento, tantissimi casi di febbre tra i bambini, non solo Covid, altri virus infatti stanno rendendo difficile l'estate per molti genitori. Vediamo. Gli scaffali con i farmaci a base di ibuprofene vuoti, una delle conseguenze dell'ondata di febbre che sta colpendo in questi giorni tantissimi bambini. Mai come quest'anno, ci spiegano i pediatri, e allarme virus influenzale per i più piccoli. La causa non è sempre il Covid, altre virosi di natura gastrointestinale o respiratoria stanno colpendo la fascia più giovane della popolazione. Complici i 2 anni di isolamento dei bambini, il cui sistema immunitario sta incontrando per la prima volta anche i più comuni virus, ma anche a causa del caldo anomalo, che porta spesso alla scarsa idratazione e quindi a una condizione di maggiore vulnerabilità. Idratate i bimbi con acqua ed eventualmente sali minerali e occhio anche all'abbigliamento, è il consiglio del pediatra Antonio Di Mauro. Tanta gente entra nei nostri ambulatori e richiede comunque consulenze telefoniche per la febbre, più che febbre veri e propri febbroni. I motivi sono tanti, da un lato il Covid, dall'altro tante virosi gastrointestinali e respiratorie, e anche purtroppo c'è da registrare il notevole incremento dei colpi di calore, quindi più che febbri, ipertermie dovute alla prolungata esposizione al sole nelle ore più calde della giornata. I consigli che possiamo dare ai genitori è sicuramente quello di non farsi prendere dalla fever-fobia, ma di osservare le condizioni generali del bambino. E per prima cosa, anche prima di giungere nei nostri ambulatori, somministrare delle soluzioni reidratanti ai bambini, che spesso purtroppo quando giungono alla nostra osservazione sono già parecchio disidratati. E molti genitori con troppa facilità somministrano senza il parere del medico gli antibiotici ai propri figli. Anche su questo possiamo lanciare un messaggio. Sì, l'antibiotico non tratta la febbre, l'antibiotico tratta lì dove c'è una patologia di natura batterica. Quello che stiamo vedendo è soprattutto una patologia di natura virale, quindi niente automedicazione, contattate sempre con fiducia il vostro
rassicurante senza improvvisarvi dottori e senza andare su internet, perché dottor Google non ha studiato medicina. E per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito telebari.it ci colleghiamo con Italo Cinque Palmi. Buonasera Italo, ben trovato. Sirena, un'ordinanza sindacale per riportare ordine nel centro storico di Bitonto l'ha emanata il 26 luglio la polizia locale dopo le tante segnalazioni di cittadini infastiditi da continui passaggi di monopattini elettrici e e-bike nelle ore serali quando la movida si fa più intensa. Con questo provvedimento l'amministrazione comunale bitontina istituirà, appena la segnaletica di riferimento sarà impiantata, il divieto di circolazione a tutti i ciclomotori, motocicli, velocipedi, anche elettrici a pedalata assistita, monopattini elettrici o acceleratori di vario genere. Questi veicoli potranno essere soltanto condotti a mano all'interno delle aree indicate. In campagna elettorale era stato Domenico Damascelli, candidato sindaco di centrodestra, a sollevare la questione, definendola più volte uno dei problemi primari da risolvere per restituire sicurezza, soprattutto nei fine settimana. Dietro l'utilizzo di questi mezzi, era l'accusa, spesso ci sarebbero giovanissimi utilizzati dai clan per lo spaccio di droga. Bene, con questo è tutto per il momento, dopo per altre notizie. E siamo in chiusura di questa prima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche istante ma non andate via, torniamo subito con altre notizie. Eccoci insieme, bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Il mare di Bari gode di ottima salute e anche la paura della presenza di alga tossica è scongiurata dagli ultimi rilievi dell'Agenzia regionale per la protezione e la prevenzione dell'ambiente, lo conferma il direttore di ARPA Puglia, Vito Bruno. Ad oggi l'acqua ancora è in stato di qualità eccellente, non abbiamo particolari segnalazioni, d'altronde insomma, abbiamo l'utenza che sta frequentando le spiagge del litorale, insomma, quotidianamente sono le prime sentinelle sulla qualità del mare. Naturalmente monitoriamo con bollettino quindicinale anche l'alga tossica, quindi ci occupiamo di salubrità dell'acqua, per le quali la Puglia è ancora in stato di qualità eccellente, anzi noi speriamo di confermare il primo posto raggiunto l'anno scorso, abbiamo buone sensazioni anche per quest'anno, attendiamo i dati da Roma formalmente per poter confermarci, comunque pensiamo di stare sul podio, quindi la nostra speranza ovviamente è di arrivare primi anche quest'anno. Abbiamo una condizione di controllo assolutamente ottimale, un piano di monitoraggio che d'estate intensifichiamo, analisi una volta al mese, bollettini quindicinali sull'alga tossica che in questo momento c'è ma non è nelle condizioni tali da creare particolari disagi, abbiamo qualche criticità che stiamo monitorando, però ovviamente poi la natura è imprevedibile, noi auspichiamo che questa condizione permanga tutta l'estate, ma siamo qui a lavorare e molti miei collaboratori lavoreranno mentre altri, come noi ci auguriamo, turisti e cittadini possano fare un ottimo bagno. È intitolata alle vittime della criminalità organizzata la nuova sede del comando della Polizia Locale a Bitritto, ieri pomeriggio l'inaugurazione. È intitolata alle vittime innocenti della criminalità il nuovo comando della Polizia Locale di Bitritto in via Oberdan 31. L'inaugurazione alla presenza del prefetto di Bari Antonella Bellomo, che ha tagliato il nastro dell'immobile, e la benedizione del parroco Don Mimmo Lieggi. Un bene confiscato alla criminalità organizzata, la palazzina su tre superfici interamente sorvegliata da telecamere di sicurezza. Presente alla inaugurazione anche Pinuccio Fazio, papà di Michele, il giovane barese ucciso a 16 anni per errore. In sua memoria ha osservato un minuto di silenzio, anche lui tra i nomi cui la targa del nuovo comando è dedicata. Non solo l'inaugurazione di una nuova sede, più funzionale rispetto al vecchio comando di via Roma, ma un messaggio di fiducia nei confronti della comunità. Un messaggio forte, perché parliamo di sicurezza e di quello che rappresenta la polizia locale sul territorio per quanto riguarda la comunità. Andiamo dal beni confiscati che diventano beni comuni, questo è il messaggio importante che noi dobbiamo far passare. 300 metri quadri di superficie, tre livelli, un parcheggio per i mezzi della polizia locale impegnata H24 sul territorio e al servizio dei cittadini. Ne abbiamo un piano terra dove ci sono gli uffici e poi abbiamo anche retrostante, nella zona retrostante abbiamo un'area destinata ai veicoli. E poi sopra ci sono anche degli altri locali che poi in seguito verranno ristrutturati, comunque un bel progetto. E altri aggiornamenti dal nostro sito telebari.it. Italo, torno da te.
Il TAR Puglia si è riservato di decidere sul ricorso presentato da due genitori baresi contro la bocciatura della figlia di 7 anni non ammessa alla terza elementare. Oggi, dinanzi ai giudici amministrativi, gli avvocati che assistono la famiglia hanno insistito per un provvedimento cautelare di sospensione della bocciatura, così da consentire alla bambina di continuare il ciclo di studi nella stessa classe. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Nel ricorso, i legali evidenziano che la bambina ha dovuto affrontare il primo cruciale anno di scuola durante la pandemia, senza il contatto diretto con l'ambiente scolastico e con i propri maestri, ma solo mediante didattica a distanza, filtrato da uno schermo e inficiato irrimediabilmente da un isolamento forzato. Poi in seconda elementare, a causa di rilevanti problemi di salute, una patologia allergica e il Covid, l'alunna ha fatto varie assenze, ma la frequenza scolastica, sottolineano gli avvocati, non rileva ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola primaria di primo grado. La non ammissione non può risolversi, si legge, in uno strumento punitivo volto a sanzionare la scarsa frequenza scolastica. Bene, con questo è tutto per oggi, Serena, a te buona serata. E grazie al nostro Italo Cinque Palmi, noi andiamo avanti, 11 nuove biblioteche in altrettanti quartieri della città, è il risultato del progetto Colibrì. Appassionare i giovani alla lettura e allo scambio culturale è l'obiettivo del progetto Colibrì, che mette in piedi una rete di biblioteche cittadine. 11 presidi di lettura distribuiti in altrettanti quartieri con particolare attenzione alle periferie. Il polifunzionale di Catino, le biblioteche scolastiche lombardi e Dusi al San Paolo e a San Girolamo, la biblioteca Iurlo a Japigia. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con il bando Community Library al fine di qualificare il sistema bibliotecario pugliese. Bari, l'unico comune a realizzare il network di 11 biblioteche di quartiere, individuati anche gli enti del terzo settore che gestiranno le strutture insieme al comune di Bari. Allora, tutte le biblioteche sono state ristrutturate, in alcuni casi restaurate, attrezzate, riempite di tecnologie, perché diciamo, in questo momento è bellissimo avere un libro cartaceo, abbiamo acquistato i libri, ma ci sono anche 1 milione di contenuti digitali, con un particolare spazio per i bambini più piccoli, perché vogliamo incentivare la lettura sin dalla più tenera età, e saranno gestite da questa realtà del terzo settore, quindi associazioni, fondazioni, cooperative, che le apriranno al territorio. E ci saranno anche i giocatori del Bari, Emanuele Terranova e Mattia Maital, firma copie dell'almanacco della SSC Bari stagione 2021-2022, che si terrà domani alle 19 nello store ufficiale del club biancorosso alla porta 1 dello stadio San Nicola. L'opera, edita da Gelso Rosso, propone attraverso racconti e inedite foto la cavalcata trionfale della squadra di Mignani nello scorso campionato di Serie C. E andiamo avanti, operazione eseguita questa mattina all'alba da parte della squadra mobile di Taranto, che ha arrestato 10 nigerani per spaccio di droga. Scusate. Alle prime ore di oggi, 27 luglio, la squadra mobile di Taranto, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Lecce della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 cittadini di nazionalità nigeriana ed uno ai domiciliari, ritenuti presunti responsabili a vario titolo di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro. Gli operatori della sezione narcotici si sono impegnati su un settore nuovo per molti aspetti, perché le attività di spaccio di stupefacenti da parte di soggetti nigeriani è veramente una novità per questo territorio. Ovviamente l'indagine non è conclusa su alcuni aspetti che riguardano i vari Africa Market, ma anche le rimesse di denaro. Alcuni dei soggetti oggi indagati in altre parti d'Italia sono inseriti in ambiti di gruppi criminali nigeriani, quello delle Black Axe e l'altro dell'AI. Ovviamente in questa misura cautelare non è contestato il 416 bis, questo vorrei sottolinearlo, però certamente quelle che sono le buone pratiche nelle associazioni di tipo mafioso ben sono state utilizzate per l'associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e traffico di stupefacenti di tipo marijuana nel caso specifico. E strage senza fine sulle strade del Salento. All'alba muore un ventenne dopo lo schianto contro un albero, e la sesta vittima in 11 giorni.
Un'ennesima vita spezzata, la sesta, in poco più di 10 giorni. Strage senza fine sulle strade del Salento, dove all'alba di oggi un 20enne ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada, morendo sul colpo nell'abitacolo della sua auto ribaltatasi dopo essersi schiantata contro un albero. La vittima è Luca Antonio Stefanelli, giovane operaio originario di Tuglie, per il quale i soccorsi del 118 sono stati purtroppo inutili. Il ragazzo stava rincasando da solo in auto, a bordo di una Renault Clio, quando, per causa in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, uscito fuori strada e poi capovoltosi dopo aver centrato l'arbusto. All'arrivo delle ambulanze, allertate da un automobilista di passaggio, per il ventenne non c'era più nulla da fare. Si tratta, come detto, della sesta vittima in pochi giorni. L'ultimo drammatico sinistro, costato la vita ad un altro giovanissimo di 19 anni, si era verificato appena sabato notte. Il 20 luglio, invece, uno scontro tra auto e furgone sulla Maglie Colle Passo era stato fatale per un meccanico di 59 anni, mentre 2 giorni prima erano morti sul colpo un imprenditore leccese e la compagna, vittime di un incidente in moto alle porte di San Foca. Il 16 luglio scorso, invece, lo schianto tra moto e camion alla periferia di Monteroni, costato la vita ad un altro imprenditore di 39 anni. E noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it, radiobari.net. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari. Meteo è offerto da Oropan. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che, attenzione, vedrà un nuovo impulso temporalesco avvicinarsi alle regioni settentrionali a fine giornata. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia. Nel complesso sarà una giornata soleggiata, però appunto alla fine del giorno queste nuvole che vediamo sull'Europa occidentale si avvicinano alle regioni settentrionali e a fine giornata porteranno anche qualche temporale al nord-ovest. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni con innanzitutto qualche temporale di calore che si formerà nel pomeriggio sulla fascia alpina prealpina e magari localmente anche sull'Appennino, però alla fine del giorno ecco macchie più diffuse al nord, sono acquazzoni temporali che dalle montagne scendono anche verso le zone di pianura, quindi in definitiva ci attendono giovedì diciamo soleggiato per gran parte della giornata e con temperature ancora bene al di sopra della norma al centro-sud, oltre 35 gradi all'ombra, e anche al nord riguadagniamo qualche grado senza comunque toccare punte eccessivamente alte. E poi appunto al nord questa variabilità, instabilità che porterà temporali nel pomeriggio in montagna e poi verso sera anche nelle aree di pianura di Piemonte e Lombardia. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebimeteo. Il meteo è offerto da Oropan.